La storia di un mito. La storia della prima serie della Land Rover è molto importante per gli appassionati perché rappresenta la nascita della 4x4 più conosciuta del mondo, partendo da un progetto costruito su un telaio della Willys con la carrozzeria in alluminio, la trasmissione integrale permanente accoppiata ad un dispositivo chiamato ruota libera che correggeva i problemi di coppia tra i due assi in curva. La vettura fu costruita sul risparmio più totale, essendo appena usciti dalla guerra. La scelta della carrozzeria in alluminio si rivelò poi un'idea vincente per evitare la corrosione. Tinta verde con i colori della Royal Air Force. Il parabrezza, come ancora oggi, era ribaltabile e la ruota di scorta era alloggiata sopra il cofano oppure dietro il vano di guida con apposita staffa. Nei primi 10 anni di produzione i modelli Land Rover sono stati equipaggiati con 4 tipi di motore: 1,6 litri benzina, 2 litri benzina, 2,8 litri benzina, 2 litri diesel. La nuova Land Rover Defender Heritage Limited Edition è infatti un modello creato come tributo al glorioso passato dell'icona dell'off-road britannico, proponendo ai clienti un look nostalgico abbinato alla moderna tecnica che caratterizza tutte le Land Rover Defender. Trazione integrale permanente, motore da 2200 cc di cilindrata a 4 cilindri, 122 cavalli di potenza, 160 nm di coppia a 2000 giri al minuto. Cambio manuale a 6 marce con il riduttore, blocco del differenziale centrale, velocità massima 145 km orari. Esteticamente la vettura si caratterizza per via di una carrozzeria verniciata in Grasmer Green con tetto bianco. Ciò si abbina ad una calandra dal look classico e alle grafiche HUE 166 che ricordano la targa dell'originale versione di pre-produzione della Land Rover Defender chiamata U. In Italia sono arrivati 250 dei 2.654 esemplari di Land Rover Defender Heritage Limited Edition ad un prezzo di 39.990 euro. Oltre alle particolarità estetiche, ogni vettura è caratterizzata da sellerie in tessuto Almond Resolve, abbinate a particolari in pelle traforata, celebrando così i 68 anni della Defender che uscirà di produzione alla fine del 2015.